aspettando che qualcuno entra a tarda notte. È tardi. Siamo su Facebook. È tardi. Comunque. Aspettando che qualcuno entra, 12:10, qualcuno è entrato, o per vedermi, o per vedermi. Mio cugino grosso Dimitro. Ciao Mitti. Aspettando che qualcuno entri in diretta, poi mi mando tutti su questo video, mi mando tutti su YouTube poi. Ciao Mitti. Avete visto prima il video con mio figlio Alex? Abbiamo improvvisato qualche cosa. Qual è? Bravo, Mitty. Ha improvvisato qualcosa. Volevo solo dire parole da buon intenditore. Buonasera a tutti quelli che stanno entrando. Saluto a tutti quanti 4, 5, 6, quelli che sono. Ciao Mitti, come stai? Bene? Stai bene, no? Si vede dall'euforia. Volevo dirvi una cosa, l'iscrizione, l'avete visto? Allora, per chi mi conosce, 1000, 100, 10.000 persone, quelli che mi conoscono. Ogni cantante, ognuno che fa la propria passione con amore, può avere da 1, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milione di fans, però quando si nasce artista, lo è, perché il mio canto è un dono di natura, non ho studiato mai, non ho studiato canto, sono andato solo da piccolino un po' dal maestro di conservatorio di Palermo, il maestro Sangue Dolce, da piccolo, e ho fatto 6 mesi di canto, anche perché c'erano poche potenzialità in quegli anni, no? Avevo 9 anni. E io non ho studiato tanto canto, è un dono di natura che ho. Poi può avere uno, può avere 10, può avere 100, può avere 1000, come ho detto prima, 10.000, 1 milione di fans. Quando sei artista, è artista. Non c'è bisogno di fare 50 dischi, 100 dischi o avere 1 milione di popolazione. Oppure 1 milione di visualizzazioni, che manco mai col cesso l'ha fatto sto milione in un giorno. E già vi ho detto tutto. A me mi interessa quelle poche persone che io stimo e che mi stimano reciprocamente. Ciao Gaetano, Enza Crispo da Termini Imerese. Vorrei dire solo una cosa. Mi sono fatto da solo, sempre. Ho portato avanti sia il lavoro, contemporaneamente abbinati, la mia passione, che è la musica. L'unica persona che mi ha aiutato è stata la mia famiglia. Stretti, proprio stretti. Parlando dei genitori, dalla nonna ai genitori, poi alla moglie, al figlio che suona la tastiera ed io da solo. Ora, avevo parlato tempo fa con mio cugino Salvatore, che mi ha detto: devi fare una canzone
papà. Sarebbe fratello di mio padre, mio zio Lillo, scomparso. Che poi questa canzone, più là, si faceva un video anche a Termini Imerese quando poi tutto finisce. Speriamo a presto. E farò un video a Termini Imerese, proprio andando a visitare la tomba di mio zio, confermato da mio cugino Salvatore, perché pure che è mio zio, oppure che è un parente stretto, oppure qualsiasi persona, sempre si devono dare permesso ai familiari stretti, non può, nessuno può fare cose di testa propria. Perciò si farà anche un video. Io faccio pochi album, ho fatto pochi album, come ho detto prima, ho fatto 11 lavori discografici. Sono due con Maestro Brigantoni, ciao Marco Gallo, due con Maestro Brigantoni che era la New Stella, no? Poi il Maestro Brigantoni mi ha fatto, che è stato un secondo padre artisticamente, mi ha portato direttamente tempo alla Sea Musica di Tony Ranno, quando era Sea Musica di Tony Ranno, nata da Tony Ranno a Catania. Mi ha fatto fare un album Brigantoni. Il signor Brigantoni, che è un maestro, in tre lavori discografici, primo, secondo e terzo, con 10 brani a testa, da Salvo Pirrone, non si è preso neanche un soldo, niente, niente. Un grandissimo regalo. Grazie, amicone Marco Callo, grazie. Poi, un altro lavoro discografico l'ho fatto a mie spese all'altra produzione di Catania, ai fratelli Santoro Cito, a mie spese lì l'ho fatto. Ciao Giuseppe Maria Loverde, erano gli anni 90-94. E poi tutto il resto degli album sono un disco poi da piccolo non hanno fatto papà. Due canzoni, un 45 giri, 9 anni, e poi tutto il resto degli album mi sono fatto moi. Io ho preso l'arrangiatore, prima di nascere YouTube, prima di spopolare i social, no? Di spopolare Facebook, YouTube, tante cose belle. Perciò dico una cosa, mi sono fatto sempre da solo. Allora, ricordatevi, o uno, o 10, o 100, o 1000, o 1 milione di fans. Può avere anche uno o 10, come ho detto prima, pure che non è famoso come Salvo Pigione, ma si nasce artista perché il mio è un dono di natura, è un dono di canto che Dio mi ha dato ed io, come ho guadagnato anche poche serate, quelli che prendo, ma come ho regalato anche in beneficenza la mia voce, dato un dono da Dio. Senza studiare, solamente ho fatto, come ho detto prima, 6 mesi di canto ed ho messo sangue dolce a Palermo. Poi ho conosciuto tanti artisti, Tonio Colombo, Gianni Celeste, Vezzosi, ne ho conosciuto tanti. Sono tutti bravissimi, sono tutte persone che conosco. Poi se loro o qualcuno di loro non mi vuole o fa finta di non conoscermi, non mi interessa niente. A me mi interessa di me e che mi ha creduto. Io stimo solo una persona artisticamente, Maestro Brigantoni. Quello non si tocca, rimane sempre nel mio cuore. Sto cercando la musica per cantare al karaoke, ma quale Sicilia Bedda? E Sicilia Bedda è il mio lavoro discografico, l'ho fatto io. Perciò con poche spese, senza andare oltre i limiti. E poi mi sono aperto la discografia Sappi Music col tempo che ho dato artisti, dopo mi sono fatto da produttore. Con tutto ciò poi la Sappi Music non c'è più, io stesso ancora oggi faccio degli artisti perché mi appoggio alla Zeus Record direttamente a farmi lo stampaggio dei CD, perché i CD per me esistono ancora, no? Pure che non vanno più di tanto, però sempre un po' di CD si devono fare, no? Per il commercio, tanto per i fans, per una cartolina. Perciò dicevo una cosa,
Come mi sono fatto da solo, come scrivo con questa penna, la migliore, la Bic, a me piace la Bic, no? Una penna che costa pochissimo, però per me vale tanto, perché per me è oro questa penna. Per me è oro perché io in questa penna prendo il foglio di carta e scrivo oro. Oro, sarebbero le canzoni. Perciò, quando qualcuno dice, ma tu dovevi fare un duetto con un artista famoso per diventare qualcuno, rispondo io. Ho detto, se quell'artista famoso che mi conosce mi viene incontro e mi dice, facciamo un duetto insieme, lui stesso me lo dice, no? Senza darci manco una lira, senza un euro, scusate, perché ai tempi si diceva una lira, un euro. Ora è l'euro. Però quando si dice cantante famoso che io dovevo fare una canzone con un cantante famoso per diventare qualcuno. Io ho rifiutato, prima per i soldi, che non voglio uscire manco un soldo. Io esco i soldi per le spese. Chi fa il disco da me mi prende il regalo io. Qualcun amico mio di Trapani, che momentaneamente sto lavorando, un ragazzo di Trapani, lo sa. Perciò mi prendo le spese, lo aiuto, le spese. Però io devo dare soldi ad artisti che ho già sono un artista anche con la passione, senza essere famoso, io non pago a nessuno. Ciao nipotino Costel, giusto Marco Gallo? Eh sì, hai detto bene. Perciò io mi pago da me. Se io devo dare una canzone solo in un foglio di carta, autori che vogliono solo per la scrittura 250 euro, io non ci do niente completamente. Io mi scrivo le canzoni da me stesso. Perciò alle 10:30 ho iniziato. Oggi ho fatto un po' di prove con mio figlio, la musica. Alle 10:30 ho iniziato il brano a scrivere. A mezzanotte ho finito. Un'ora e mezza di impostazione. Ora vi faccio vedere il foglio al contrario, perché non voglio io, diciamo, far vedere questo mio capolavoro, un altro, perché tanti brani miei di successo, come ha detto Marco Gallo, Sicilia Bedda è stato come al forno che fanno il pane, è stata sfornata da me senza avere una grossa discografia, perciò la conosce Marco Gallo, per me la conosce, no? Tutta la Sicilia, mezza Calabria e mezza Napoli, Sicilia Bedda. Poi il resto delle regioni si vede. Ok, Marco Calle, giusto amicone. Sì, perciò. E Sicilia Bedda non è una produzione di discografia grossa. È nel mio canale YouTube, Salvo Pirrone Official. Esco solo soldi per mangiare. Hai visto? Ha detto giusto. Soldi per mangiare e bere per la famiglia. Basta. Ha detto buonasera a Pietro Onorato. Boh. Con tutto ciò aiuto artisti nel mio piccolo campo, no? Perciò ti dico, e mi aiuto me stesso. Ora, stasera se devo dare 250 euro per questo foglio di carta, dicendo in siciliano, e una penna, 250 euro, io per me già ho risparmiato 250 euro. Mi sono dedicato un'ora e mezza, pensando, pensando, pensando. Se vedete qualche errore, perché poi questa scrittura passa in una bella calligrafia e poi passa sul computer per i dettagli, tutto bene, no? A stampatello. Perciò in un'ora e mezza, guardate che casino ho fatto. Ve la faccio vedere al contrario. È messa al contrario. Ve la metto al contrario ancora? Ok. Così non mi copiate la canzone. Guardate qua, avete visto? Volete mandare qualche cuoricino? Mandatelo, accetto pure un mi piace, non fa niente. Basta che fate col dito così e condividete la diretta, così va nelle orecchie a certi cantanti che si sentono famosi. E poi, hai visto? Questo è il mio capolavoro. E dovevo dare 250 euro, grazie, grazie Marco. Uno dei capolavori che questa canzone, questo. Quando dico capolavoro, io ho detto faccio un match di tanti, l'ultimo l'ho fatto nel 2014, perché non ho appoggi di discografie grosse, ho appoggi di me stesso. E poi l'ho fatto io l'ultimo, no? Disco, CD.
Perciò ora quando mi faccio una canzone ogni tanto, come Grazie Napoli, che è uscita nel 2020, l'anno scorso, l'ho arrangiata con mio figlio Alessandro, perciò è nato un capolavoro anche quello. Non ho registrato né studi massimali a livelli alti, però per me lo conosco che sono in Belgio, la conosco, non mi dire lei, dimmi di tu Marco, forza al Belgio, forse quando finirà il Covid veniamo a fare una serata in Belgio, io e mio figlio Alessandro, dai. Perciò questo è il mio capolavoro da 250 euro che vogliono gli altri. Se io devo dare un brano, così, perché poi va soppulito, no? Non mi prendo 250 euro solo per scrivere. Io, ancora levo soldi e gli regalo pure l'arrangiamento, la musica. Lo faccio registrare pure negli studi di Napoli. Perciò, la canzone, che questa, questo ve lo faccio vedere come si intitola questo brano. Che prima l'ho accennato qualcosa. La canzone, il titolo lo vedete giusto. Perché il titolo lo potete vedere, non c'è bisogno. L'ho scritto un po' al contrario per poi perché la telecamera su Facebook va al contrario, no? Il titolo della canzone è questo: la promessa che ho fatto a mio padre, alla mia famiglia e a mio cugino Salvatore. Ecco la canzone. Caro zio, riposo in pace. Ecco, ora su questo caro zio ti ho scritto questo brano che non lo vedete mai, questa è tutta, ho finito in 1 ora e mezza il brano, scrittura. La musica già l'avevo fatta prima perché io faccio prima la musica, adesso no, la musica ce l'ho dentro qua, nel cuore. Cioè la canzone è questa, caro zio. Dopo caro frate mio, caro papà, volevo mettere dedicata a te. Potevo mettere Pete Vasà, Pete, poi ho detto no. Se la canzone è dedicata a mio zio Lillo, ciao Salvatore Sanzone, fratello. Se la canzone è dedicata a mio zio Lillo, è giusto scrivere caro zio, che era un grande, mio zio Lillo. Caro zio. E questa è la canzone. Ve la faccio rivedere in 1 ora e mezza. Ecco qua, questo è Salvo Pirroni ragazzi, questa è la mia penna, non uso una penna d'oro, ma è d'oro perché scrive, scrive, questa di qua e questa scrive. Ciao a te fratello, perciò voglio dire a certi discografici grossi o cantanti grossi che vogliono fare duetti a pagamento con me, io non pago a nessuno. Se vogliono fare duetti cantanti grossi, che i cantanti grossi mi conoscono e fanno finta di non conoscermi qualcuno, che viene da me, la scrivo io la canzone, gliela regalo e facciamo i duetti insieme. Non c'è bisogno di duetti. Poi qualche cantante che reputo che è famoso e mi conosce bene, fa finta di non conoscermi, perché si sentono più alte della sua testa, però alla fine. Io lavoro, oltre a canto, lavoro, cioè lavoro per la pensione sicura, più là, sperando che ce l'hanno, però sicuro c'è. E poi faccio il cantante l'artista, artista lavoratore, però l'artista non è stato dato mai da nessuno, mi sono dato sempre da solo, con le persone piccoline che ho avuto accanto. Autori grossi di termini me come Vincenzo Cordò Buonanima, come Catalano, Gioacchino. Ho avuto autori piccoli ma con scrittura buona e pochi soldi, senza soldi. Perciò abbiamo fatto le cose sempre nel piccolo campo e nel grande cuore della famiglia. Quello conta. Che se noi aggiungiamo l'artista famoso, i soldi famosi, tutto famoso, poi soldi finiscono. E tutti vanno a dare i soldi, lo dico in siciliano perché sono siciliano. E non va bene. Quello che conta è la famiglia, il rispetto, no? L'amore attraverso il prossimo. E se puoi aiutare una persona come Salvo Pirrone, che nel mio piccolo aiuta anche artisti, sempre sul piccolo campo. Allora, la promessa fatta a mio cugino una settimana fa a Salvatore, già è stata fatta. Ho fatto la musica con mio figlio Alessandro oggi, provino. Ho fatto la canzone stasera, ho dato il titolo alla canzone e
E ora, quanto prima faremo l'arrangiamento e poi la registro. E uscirà in nessuna discografia. Tanto tanti cantanti, artisti, c'è da me a vicenda, no? Perché come io vedo artisti, oppure diciamo che mi cercano, io se mi piace mi danno i brani e me li inserisco sul canale YouTube. Oppure su Facebook, lo metto dappertutto, no? È uguale, ormai sì, il mondo è qua. Cioè, siamo lì, come l'amico mio Salvatore Sanzone, fratello, c'ha Radio Toto Bomba. Non ce l'ha. Però Radio Toto Bomba ha fatto più successo di una radio nazionale, perché ormai sui social, se tu parli bene e sei un tipo rispettoso, specialmente con le persone, puoi fare successo lo stesso. Però a me mi interessa il successo. A me mi interessa l'amore per tutti quanti, per l'amicizia e per la famiglia. Poi giustamente, quando finirà il Covid, se devo venire a fare la serata, milioni e milioni di euro non esistono, però a gatta per spese ci vuole per mangiare, perché quello è normale, no? Ve lo dico in Sicilia, è normalissimo. Perciò, beh, io risparmio soldi in un lato, non pago autori per scrivere canzoni, no? Però è giusto che non voglio che qualcuno a Terme Melese dico deve aver regalato, no, perché sono termitano, oppure in altri posti, non è vero, perché se io diciamo c'ho la lontananza, c'ho le spese, le cose giustamente si devono pagare, io devo pagare le spese, si devo pagare, e poi la parcella giustamente per mettere la pentola sopra, no? Ok. Allora, questo è un discorso un po' amichevole, non è un discorso stile un TikTok, è un Facebook, un misto di social, perché poi sto video andrà su YouTube, no? Poi qualcuno che ho fatto TikTok, già sono arrivato a 10.000 fans, no? 10.000 follower. Qualcuno, ho fatto l'amico Gianni Celeste, no? Facendo, l'avete visto, la satira, non è uno spot, è una diciamo comicità ironica, no? Che posso cantare Salvo Pirro, però siccome mi è piaciuto sempre l'amico Gianni, è facile imitarlo a lui, no? Perché anche lo so fare, perciò mi piace quella cadenza che ha, l'ho imitato, no? Copiando un po' di canzone, così costruendo le sue canzoni un po' satiriche, no? Ma non l'ho fatto per lo spot di Gianni Celeste, che sono sicuro che Gianni è una grande persona, lui è umile, io lo so. L'ho visto una volta sola, però chi ne parla parla bene di lui tutti, ed è una persona molto bravissima, Gianni Celeste. Gianni Celeste lo saprà che io faccio lo spottò, ma non è uno spottò, l'ho detto, una comicità ironica. Perciò per far ridere la gente, per divertire, tutto quanto. Perciò se io faccio qualcosa, non lo faccio perché voglio scottare a qualcuno, no? Lo faccio perché mi sento un artista che so cantare completo. Nel senso che autore, cantautore, comico, attore, teatrale, presentatore di TV. L'ho fatti, l'avete visto, lo vedete su YouTube, andate YouTube, Ciao TV, Salvo Pirrone, Morgan TV, Palermo, TSB, CSB, quelli che sono, e sono andato nei vari TV. Ho presentato, presentatore, radiofonico perché lavoravo anche da piccolo, facevo la radio, perciò mi sento di essere completo. Perciò, nel senso che non mi sento solo di dire che sono un cantautore, ma mi sento un completo. Allora, non mi sto facendo complimenti da solo, però quasi che ho 50 anni ho il diritto di farmene, oh, no, giusto? Ok, salvo, lo faccio la mia radio e mi taggono l'audio, che devo fare? Ah, ecco, ti dicevo io. Allora, fratello Salvatore, il problema che io ho detto più volte, quando si fanno le dirette su Facebook, purtroppo, se tu metti canzoni famose o di artisti famosi che hanno una vendita digitale, purtroppo ti bloccano l'audio. Perciò tu ti vedi sulla diretta, no? Quando presenti, ti senti presentare, va un momento in cui mettono l'audio, to tolgono.
per il motivo che ci stanno i copyright e la vendita digitale. E io per questo dico, allora, i cantanti che c'ho io sul mio canale YouTube, Salvo Pirrone Official, perché non quando faccio le dirette su Facebook non le bloccano? O le canzoni che metto di quel canale? Infatti qualcuno mi ha richiesto le mie canzoni, come Tu, un mondo diverso, non sapevo che mi ha richiesto quello. O l'altra, Se pudissi, o Caro frate mio, o canzoni che ho fatto in passato che ho dato in vendita digitale, o qualche discografia che mi ha fatto, non le metto, perché eh sì, infatti no, uguale, se tu li prendi da YouTube non c'entra niente YouTube. YouTube ormai, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, tutti i social, c'è l'algoritmo che vanno col sistema di vendita digitale. Perciò una volta che tu metti canzoni anche da YouTube, e infatti io parto da YouTube, queste canzoni di cantanti famosi, che tu metti cantanti famosi, ti vengono bloccati gli audio perché sono di proprietà di case discografiche. Ecco qual è il problema. Però, come me, che se tu vedi faccio la diretta con i cantanti che metto io, non me li bloccano, perché io tutti i cantanti che ho sul canale YouTube Salvo Pirrone Official non gli do una vendita digitale. Prima, perché non mi piglio soldi dai cantanti, non mi prendo niente, e lo sanno, mi rispettano. Poi giustamente cerchiamo di portare avanti, cerchiamo, perché con qualche agenzia spettacoli cerchiamo di portare avanti qualche cantante che si merita, anche sul mio canale YouTube di Napoli, quando arriveranno le serate, cerchiamo di portarci qualche serata anche a loro, no? Perciò già una cosa buona. E allora, diciamo, ci sono patti patti di amicizia più che altro. Perciò quelli di là che sono sul mio canale non hanno una vendita digitale, non ti bloccheranno mai un audio perché non hanno vendita digitale. E che devo fare per fare la diretta continuamente senza che mi bloccano? Questo non deve fare niente. Io ti ho detto, Salvatore, vuoi prendere il mio canale YouTube? Prenditi il canale YouTube di Salvo Pirrone. Ci sono tutti bravi cantanti, non sono famosi. C'è qualcuno famoso, c'è, come Mauro Caputo, c'è la canzone di Emiliana Cantone, c'è c'ho io, no? C'è Gianni Luna. C'ho un brano di Celestino con Gianni Celeste nel mio canale YouTube. Vado a cercare che c'è un brano di Gianni Celeste sul mio canale nuovo, che ha dato un brano Gianni Luna, l'autore, a Celestino, e l'ha cantato insieme a Gianni Celeste, e ce l'ho sul mio canale. Quello non te lo blocco perché non ha il copyright, capito? Buonasera Federica Mulè, ciao. E perciò, Salvatore, tu puoi prendere, purtroppo se prendi artisti famosi ti bloccano la diretta. Ho tentato di farla anche ultimamente, ma la faccio con il mio canale YouTube perché non mi bloccano niente. Non mi bloccano l'audio, non la diretta. Anzi, la diretta può saltare pure. Invece con il mio canale YouTube non hanno copyright perché non ho vendita digitale. Quella che ho dato io, la vendita digitale, che era il mio marchio, il mio nome, Salvo P. Pirrone, Sapi Music, che è il mio marchio. Quelli hanno una vendita digitale perché l'ho data digitale. Invece, da 2 anni a questa parte non do più brani in vendita digitale. Sarebbe iTunes, Amazon, Google Play, Google Story, YouTube, cioè poi va a cadere con YouTube, no? L'algoritmo. Allora non bloccano i video. Questo, tu vedrai, puoi fare così, che poi ti dico, ci sono cantanti famosi sul mio canale, vado a cercare Mauro Caputo, Gianni Caputo. C'è un brano Gianni Celeste, o due brani, tre brani Gianni Luna, cantanti bravi, no? Non è che c'è, cioè, qualche artista famoso c'è. Poi c'ho cantanti piccolini che meritano di crescere. Tu l'hai visto, Salvatore, parlo con tutti, ma parlo con Salvatore Vecchellinia, che mi ha detto una parola, Radio Totobomba, e niente, però sono cantanti bravi che ho, come Tony Mirra, come Anna Conte, come Iovan Celestino, poi c'è mio fratello Lello, ci sono altri, poi Celestino dalla Puglia, ce n'è tutti bravi, Salvatore Ciaccia, sono tutti bravi, perciò.
Maurizio, c'è il grande Maurizio che canta Scugnizza, ce l'ho anche sul mio canale Tre Brani. Peppino Di Bernardo che ha scritto Peppino Mauro, Mauro Caputo, c'ho sul mio canale. Vai a prendere quelle. Ah, Nicola Turco che canta Canzoni Bruni. Non te le bloccano quelle, va tranquillo. Io quelle due le metto con il cuore. Gli altri cantanti napoletani che voglio tutti i miei amici. Sì, grazie Salvatore. Purtroppo è così, ti blocca la diretta, c'è ne copre. Allora, dicevo, vado a concludere la diretta così vado a nanna. Questa diretta andrà su YouTube. Allora, promessa fatta a mio cugino, alle persone. Questo è il mio mondo, è il mio piccolo campo, è il mio grosso campo di cuore con la famiglia e con gli amici. Allora, questa è la canzone che ho fatto, così non la copre nessuno qua. Beh, è difficile perché metto questa sotto, tanto è al contrario. Poi la devo aggiustare bene bene, la metto in un foglio e questo sarà il nuovo brano di Salvo Perrone. Caro zio, cioè, canzoni che toccanti, capito? Cioè, come Caro Frate Mio, Sicilia Bedda, sono canzoni che ho scritto col cuore, sono mie personali. Caro Frate Mio è stata una storia vera, di un amico fratello di papà che non c'è più. Purtroppo ha fatto la storia che parla la canzone Caro Frate Mio con mio fratello Lello, si capisce, no? No, che c'entra Salvatore? Non è rubare, t'ho detto, non c'entra niente, non è che ti blocco la diretta perché rubi, e sono i copyright, ma anche i cantanti sono le discografie che hanno la vendita digitale, e quando tu metti una canzone di qualsiasi cantante famoso, metti, anche se tu vai a prendere senza volerlo, tu vai a prendere Caro Frate Mio, mia, oppure se c'è Abedda no, perché ce l'ho io nel mio canale, tu prendi quelle che ho fatto famose, Telefonata d'amore, brani miei, Caro Papa con Brigantone, purtroppo ti bloccano l'audio perché quelli non so, non siamo noi cantanti a bloccarti l'audio, è l'algoritmo del digitale. Perché sono di produzione di case discografiche, che ti dice Facebook quando tu fai la diretta? Attenzione, non mettete, salterà l'audio dei brani perché hanno i copyright. Così ti dice, c'è scritto una cosa rossa. Purtroppo ti blocca l'audio, ma non sono i cantanti, è la vendita digitale, ecco, che è messa, associata da un po' di tempo a questa parte, grazie al signor YouTube, perché potete lasciare tutto libero, è messa da un po' di tempo a questa parte da YouTube. Allora, tutti i social, TikTok, Facebook, tutta una cosa. Perciò l'algoritmo è tutto un giro. Subito, appena tu metti un cantante, l'algoritmo ti becca subito, ti dice quello no, quello non è tua proprietà. Però chi non ha vendita digitale, come il mio canale, che da 2 anni a questa parte c'ho brani non vendita digitale che non trovo in nessun posto, li trovi sul mio canale YouTube, basta. Lì, come Sicilia Bedda, vai a metterla che non ti blocca nessuno. Tu prendi una canzone del mio, Mauro Caputo, ce l'ho io, Mannamore è nata vuota. Tu lo metti, Mauro Caputo, Mannamore è nata vuota, che ce l'ho, non te lo bloccano. Mauro Caputo, Emiliana Cantone, ce l'ho io sul mio canale, vai a cercare, insieme a Emiliana Cantone. Tu prendi, non ti bloccano le canzoni perché non hanno vendita digitale. Questo è il problema. Non è il problema dei cantanti, perché non sono i cantanti che ti bloccano la diretta. Sono l'algoritmo, ecco. Purtroppo sono cose che dovete sapere, perché non è facile gestire ormai la situazione di le dirette di Facebook e tante cose belle, YouTube, no? Comunque, ragazzi, tutti questi Salvo Tedesco, ciao, ciao Salvo, va benissimo. Sansone Salvatore, poi c'è quelli che hanno scritto Federica Mulè, Cristoforo Cazzan, vi dico già, Antonio Cefalù, poi c'è l'amico che ha scritto Sicilia Bedda, è qua, Marco Gallo, Ghellini, Giuseppe Maria Loverde, poi abbiamo Dumitru Grosso, il mio cugino, Costel Grosso, che è mio nipote, a Romania, Maria Pia Panseca, giusto? Maria Pia Panseca, giusto? Sì. E poi ci sono altri che sono entrati. Ah, Gaetano Enzo Crispo, da Termini Imerese.
Vi dico già, andate a finire tutti su YouTube sta diretta, da domani. Domani, e c'è il vostro nome sul mio canale YouTube, tutti quanti siete in associazione, pulita però, non quella associazione, non si dice, se no mi blocca diretta. Salvo Cedino, pure tu, ciao Salvo, andate a finire sul mio canale YouTube, ho quei saluti. Questa diretta va a finire là. Mole Giuseppe, anche lui, Mole, pure lì, tutti chiamati siete. Ragazzi, dai. Marco Gallo ride, io sono, ti ho detto, sono completo, come parlo serio, come scherzo, come so fare tante belle cose. E vai, tutto è da ninja, e vai Salvatore, tutto è... Salvatore Sansone, grande. Certo, non mi vedete cosa avete scritto, no? Perché quando scarico la diretta di Facebook mi dà la diretta senza il vostro nome che ha commentato. Però il nome c'è, l'ho detto io. Perciò andate sul mio canale YouTube official con 1350 e passa persone insieme a tutti i cantanti non famosi e famosi. Perciò è quello che ti dicevo, Marco Gallo, non posso dirlo, se no mi blocca diretta. Ma certe, anche certe cose non puoi dire, neanche sulle dirette, neanche potete fumare sigarette, vi bloccano la diretta solo per la sigaretta, perché secondo loro è un sistema pubblicitario, capito? Ci sono tante cose che non... Purtroppo non solo le canzoni, l'algoritmo mi è entrato anche su una fotografia che scarichi da qualche posto, la metti dietro, lo sfondo e poi vi blocco la diretta. Forza Savo. E sì, certo, Savo. Comunque ragazzi, vi lascio con questa bella notizia. Buonanotte a te famiglia, Savo. Mio cugino. Ah, poi scusate, qualche cantante già l'ho dato due o tre canzoni. Come a Salvatore, l'amico mio di Trapani, che sta facendo un disco con me. E poi lo faccio stampare alla ZSU di Napoli. Però il disco con me lo fa con le mie canzoni. Senza darci 250 euro solo per una scrittura all'autore e con una penna di quant'è? Un euro ci arriva. Perciò, però per me è d'oro, perché scrivo oro, capito? E perciò sta facendo come dico a Salvatore da Trapani, l'amico, ciao Salvatore, che poi sentirà questa diretta. Già ho dato qualche brano. E non avete premura perché le canzoni si fanno al momento giusto e al posto giusto, no? Anche in una stanza piccola, no? E poi l'orario giusto. Poi ci vuole un po' di suspense mentalmente, deve venire l'ispirazione. Perché se non ti viene l'ispirazione interna, cosa tu devi scrivere col cuore, non ti verrà mai niente. Una volta, vedete queste righe di qua? Questa è la canzone di mio zio, in un'ora e mezza ci ho fatto un pasto proprio tutto, prosegue, vai, però una volta questo foglio, queste scritture di qua, tutti questi errori che poi io scrivo, voglio, levo. Tutti i fogli avevo riempito, prima pagina e seconda pagina, pensate un po', di qua e di là. Avevo fatto prima e secondo foglio tutto scarabocchio. Poi ho mollato il foglio, ho detto basta, non è giornata. Dopo un'ora e mezza che non ho scritto niente, manca il titolo veniva. Poi questa è la fine è venuto, perché poi tu quando tu scrivi il brano, tu dici aspetta qua, il brano è, poi alla fine dici vabbè, che ormai è tanto. Però la parola ci sta, perché... È stata dedicata alla mamma, al papà, al fratello, no? È difficile scrivere questa a zio. Perciò, secondo me, ci sono pochi titoli con caro zio. Manco uno, secondo me. È il primo brano che è dedicato a uno zio. Ragazzi, è così, se lo meritava. Infatti, in una riga dico io, vi dico tutte le parole. Vi dico due parole che toccano. Dico così. In un frammento solo vi dico così, vi dico solo due parole, perché poi lo va a sentire qualche cantante, magari ci servono parole e si piglia se le prende qualche cantante. Sto parlando in siciliano perché sono di giù, perciò alla fine se qualche italiano mi sente dall'estero scusate se parlo in dialetto. Allora dico qualche parola toccante che vi fa già: io te penso ogni momento, io te cerco, ma non ci stai.
Sule Dio può sapere mo addostai. Cioè, ragazzi, in quattro righe a metà canzone c'è i brividi. Solo Dio può sapere dove sei, dove stai. E il finale della canzone, caro zio, mi manca assai. So sicuro che stai vicino a me. Io mi rassomiglio tanto a te, che a volte penso, no? E anche in casa ne parlo, quando faccio qualcosa di strano, no? Perché diciamo che delle familiari un tocco per parte lo dobbiamo avere. Posso somigliare alla mamma e papà, però anche più care, può somigliare al cugino, può somigliare anche allo zio, no? Qualcosa la deve avere sempre della famiglia. E poi dico, a volte quando dico io mi rassomiglio tanto a te, perché faccio certe cose che non me ne accorgo, e poi dico, ma questo le faceva mio zio Lillo. E dico, sono sicuro che stai vicino a me. Io mi rassomiglio tanto a te. Alla fine, lo giuro, non ti scorda mai. Ragazzi, ancora devo uscire la canzone. E grazie di cuore. È un'emozione forte, perché a scrivere qualcosa del reale, ci sono gli amici che si chiamano Reale a Termini Imerese, stanno in Germania pure. A scrivere qualcosa di reale non è facile, devi sentire l'emozione e devi nascere, no? Nelle cose. E poi ho detto in una frase, qua in questa canzone, ho detto in una frase che quando lui è andato via, ho detto, voleva da te l'ultima salute. Perché purtroppo per la lontananza, ai tempi mi ricordo quando è stata la scomparsa di mio zio, e quando mi ha chiamato, no? Purtroppo c'era un affollamento di treni, e se io, perché neanche l'aereo potevo prendere. E se io dalla Liguria mi ero informato, no? Per i treni, anche quelli erano pieni, ma se lo riuscivo a prendere non riuscivo a vederlo neanche. E allora ho detto a mia zia, zia Concetta, ho detto, un giorno ti farò una sorpresa. E lei non se l'aspettava. Il mese dopo che mio zio ha fatto un mese, che poi si fa la messa dai cattolici, avevo già prenotato quel giorno che mio zio, un mese prima, quel giorno che volevo prendere il treno, avevo prenotato il biglietto per dopo un mese, per la partenza per la messa. Infatti sono spuntato a Termini Imerese dopo un mese senza che nessuno lo sapeva. Ho fatto una grande sorpresa. Lui meritava di più da me e da tutti. Grazie Michele Principe, un abbraccio anche a te, da Napoli, da tutta la Liguria e da tutta la Sicilia. Dicevo che, come è scritto il titolo della canzone che uscirà, lui, mio zio, meritava di più. Perché lui era devoto. Girava sempre per le chiese, era devoto alla Madonna e lui faceva anche beneficenza a mio zio. L'unico vizio che aveva, che all'insaputa di mia zia Concetta, che nonno gli disturbava a lui, no? Questa cosa. Purtroppo agli amici, quando li vedeva, chiedeva tutta una sigaretta. Perciò alla fine gliela davano, però non poteva fumare, no? Allora lui gli davano questa sigaretta.
Comunque, poi se l'è meritato perché poi alla fine, ragazzi, non c'è niente. Alla fine lui se n'è andato, che riposa in pace. Però, dico in un'altra frase che ho scritto, dico questo. Allora, ho scritto questa frase, ho detto così. Ho detto così. Non regala me lassate a me. Dinda una canzone mia. Che l'ha già scritta e dedicata a te. E l'altro regalo che mi hai lasciato, che ce l'ho, questa foto, mi è rimasta impressa sulla una fotografia dinde braccia tue, nu piccirillo. Killer e io. Ho una foto di mio zio e mia zia insieme quando mi hanno battezzato di battesimo e ce l'ho nel mio album di fotografie. Io piccolino con in braccio e i miei zii mi tenevano stretto stretto. Grazie, Salvo. Guarda, io sto provando una forte emozione perché è una storia vera, come tutte le altre che a maggior parte che ho scritto. E credo che uscirà la canzone. Sarà per me una vera soddisfazione, una buona soddisfazione. Certo, sempre con il consenso dei familiari, pure che mio zio, dato da mio cugino Salvatore, che si chiama come me. Non lo so, non ho più parole. Comunque andrete tutti su YouTube, ragazzi, sul mio canale. Sono una forte emozione, eh? Non è solo tardi. Io sono molto emotivo come Gerry Scotti. Ogni cosa lui si mette a piangere. Però ci avete. No, siamo bambini, siamo adulti. Va bene, ragazzi. Non ho fatto la diretta cantando. Ho fatto prima oggi con mio figlio 10 minuti perché sono andato da lui a provare la musica, insieme abbiamo fatto un ordine di musicale. Io avevo già il motivo, mio figlio ha detto questo, lui ci pensa a fare il maestro. Poi ho detto va bene, ora a giorni ci vediamo, gli ho detto a mio figlio che a giorni porto il testo. No, no, sono allegro, Salvatore, sono un ragazzo dotato, mi conosce da anni, da bambino, no? Ah no, sì, infatti sono molto serio nelle cose, perciò cioè, l'allegria ce l'ho, eh. Perciò quando faccio a Gianni Cesto mi vedete scherzare, che fa? Sono allegro. E niente, però stanno uscendo altre canzoni. Questa è una che sarà. Ho scritto altre canzoni. Come l'ultima che ho fatto è stata Grazie Napoli, che l'avete su YouTube, la vedete voi. Dedicata a Napoli. Grazie, Salvo Cirino, grazie. Sì, bellissime parole. Se meritava mio zio. Se meritava, lo conoscevate tutti i termini mese, quelli che sono entrati i termini mese lo conoscevano tutti. Comunque, ragazzi, io vi lascio così, caro zio. Grazie a tutti di cuore che ci siamo. Avete fatto compagnia, no? Un po' reciproca. Ora niente, a giorni riprenderò il programma. Una volta che non posso andare a Napoli per fare la TV perché io faccio la TV a Ciao TV a Napoli, la faccio da casa e metto gli artisti da casa e poi vanno inseriti sia su Facebook, Uniti per la Musica, no? Sia su Facebook, sia su YouTube, sia vanno inseriti tutti i social, che è il mio canale, no? Salvo Pirone Official. Ok, comunque, ragazzi. Una buona serata a tutti quanti. Quelli che sono in linea, c'è un amico qua che si chiama Salvatore Sansone e la radio sua si chiama Radio Totò Bomba. Seguitelo perché anche lui farà ascoltare i brani di Salvo Pirrone e del canale YouTube Salvo Pirrone Official. Notte a te Marco Gallo, ci vediamo quando vieni in Belgio. Io spero perché in Belgio c'ho tanti amici. Ecco. Ma mi sembra un amico mio mi ha cantato
un amico mio, l'ho visto su Facebook, non so se sei tu, ha cantato la canzone mia Sicilia Bedda, ha messo l'audio e lui ha fatto il video con questa bella canzone. Forse sei tu, non lo so. Marco Callo, forse. Notte Salvatore, fratello anche a te. Grazie a tutti, grazie. Ha detto vi ringrazio a tutti l'amico Salvatore. Ok. Ringrazio a tutti quelli che sono in linea, a quelli che devono entrare, a quelli che vedranno la diretta. E ricordatevi, domani se siete tutti su YouTube. Hai visto Marco? Vedi che ho con tutto ciò la mia canzone, perché è stata una cosa che sono andato a cercare il brano Sicilia Bedda su Facebook, no? Che c'è anche caricata sul mio social, sul mio canale. Alla fine ho trovato Sicilia Bedda. C'era un Marco e ho detto: ma che ha fatto? Come mai? Ho detto: ma ho sentito. E ho detto: ma che è meglio di Salvo Pirrone la canta? Come sto fatto? Bravo Marco, complimenti, bravissimo. Complimenti, la canti bene, Marco. Sono contento che l'hai fatta. Tranquillo, puoi prendere tutte le canzoni, puoi farle tutte, non è un problema. Radio Totobomba, Marco. Marco, sintonizzate a Radio Totobomba che è di Termini Imerese, lui è il mio amico Salvatore. Lui tutte le sere fa la radio. Perciò fa la radio di Radio Totobomba sulla sua parte. Ma figurati, Marco, grazie a te che mi hai fatto conoscere il mio brano in Belgio. Perciò, alla fine, una parte va anche a te, Marco. Buonasera, Giulia, ciao. Anche tu sei su YouTube, Giulia Sea. Da domani. Marco, non ti preoccupare, quando facciamo una serata in Belgio, tu sei il primo a cantare, poi io, capito? Eh sì, grazie Marco, grazie, grazie. Salvo Anna Lamantia, guarda Termini Imerese, grandi, buonasera. Allora, tutta sta gente che sta entrando. Ciao Marco, vi saluto così. Il nuovo brano che uscirà, caro zio. Dedicata a Zio Lillo, di Termini Imerese. Ok, ragazzi, un grande bacio. Ci vediamo se non ci vediamo in diretta ogni tanto, ci vediamo con i video che metto, inserisco, o i video comici, o video seri, o video TikTok, e compagnia bella, no? Poi non so, prima che me ne vado, volete cantare una canzone di Gianni Celeste? Ve la canto, imitando a lui però. Perché io scherzo con Gianni Celeste, non è un problema. Se la faccio a modo mio, la faccio. Oggi ho fatto a diretta con mio figlio, ho cantato la canzone Io ti vorrei, che era una canzone francese, e Gianni Celeste ai tempi, nell'album che ha fatto lui, ha messo questa canzone, no? Io ti vorrei. A me mi è rimasta impressa perché la cantavo da sempre. Cioè, oggi, nella prima diretta che vedete prima di questa, ero con mio figlio Alex alla tastiera. E abbiamo fatto iniziare questa canzone, vorrei, ma con la mia voce, con la mia voce, perché se devo cantare con la voce celeste poi cambio, capito? Celeste da grande però, perché da giovane avevo un'altra voce celeste più un po' più robusta, più raffinata, più giovanile, eh? Poi da grande è facile farlo. E perché no? Certo, Marco, ci vediamo in Belgio appena finisce tutto questo ambaravao su sto Covid. E ci vediamo lì. E poi ti do l'onore qualche serata insieme. Fai tu prima Sicilia Bedda con la mia base, se possibile anche con la tastiera, se c'è mio figlio anche Alex. La facciamo in tastiera, la canti prima tu e poi io. Ti do l'onore di cantarla prima Sicilia Bedda, perché la fai bene. E poi so belle parole, belle, di un emigrante, parole belle, perché io vivo da 20 anni ora, perché io dico la canzone da 12 anni. Che l'ho fatta nel 2000, praticamente 12 anni, dicevo 12 anni che mancavo dalla Sicilia, no? Perciò era dal 98, 12 anni, siamo 2010, no? Perciò alla fine, ora di più, ora devo cambiare le parole, dico 20 anni, perché è 20 anni che sto in Liguria. Canto un mondo diverso. Per la pace del mondo. E vabbè, giorno dopo giorno,
Il tempo va in questo mondo, sempre brutte storie portano via la felicità. Solo una speranza può cambiare questo mondo, siamo solo noi, bisogna crederci insieme con l'amore, con il cuore. Cambierà questo mondo, unirci con le nostre forze. Con tanta voglia che c'è noi, andrà via questo male. Stop, se no mi buttano fuori dal condominio e domani siamo tutti su YouTube poi. Oh no! Ragazzi, proprio così, live, senza musica, così si canta. Perciò, o famoso o non famoso, a me che mi interessa sto famoso. Saranno famosi stessa cosa. Artista si nasce, ragazzi, o famoso o non famoso, o sotto senza soldi. Alla fine, o famoso o non famoso, tutti lì dobbiamo andare, uguale, come diceva la Livella di Totò. È la stessa cosa. Va bene, scherzando, dai. Sicilia Bedda, sì, vabbè, bassa bassa. Sine migranti come mia, capatio tanto lontano, ricercare la fortuna lontano da me terra, sogno cantante di successo del popolo napoletano, ma io sogno siciliano. Amore, 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 amore mio, lontani via. Sicilia, bella mia, ti porto sempre in giro il cuore e non ti posso mai scordare. Sicilia, mia. Ti faccio il finale. Prendo fiato. TikTok. Ok, dai, mi diverto pure a cantare, dai. Tanto per da passarci un po' il tempo, va bene. Ragazzi, una buona serata a quelli che sono in linea, a quelli che non ci stanno perché poi vedranno dopo la diretta. Grazie, Marco. E a quelli che vedete su YouTube nominativi. L'ultimo tre, che siete qua, l'ultimo quattro, quando siete qua, vediamo se vedo tutti. Allora, io non so la foto di Salvatore, insomma.